Buongiorno, oggi ci occupiamo di risolvere insieme l'esercizio numero 2 del laboratorio numero 5. Allora, partiamo da qua, da Eclipse. Come vedete, la situazione in cui mi ritrovo è già semplificata in qualche modo perché ho già creato i vari packages che sono quelli necessari per rispettare i pattern che utilizzeremo, quindi MVC, qua c'è il controller, abbiamo il modello. Utilizzeremo il pattern DAO e qua c'è già la classe anagramma DAO. La situazione iniziale, diciamo che è quasi quella di partenza, solo c'è già l'interfaccia grafica fatta, però ovviamente se noi cerchiamo di calcolare degli anagrammi non otterremo né degli anagrammi corretti né gli anagrammi errati. Reset anche no, non funziona ancora. Partiamo a dare vita a questa. A questa interfaccia. Io partirei da anagramma DAO che ha un solo metodo, isCorrect, che si occupa di verificare se una determinata stringa sia contenuta nel dizionario o meno. Abbiamo un solo parametro che è anagramma e che indica la parola da ricercare nel dizionario. Return, ovviamente ritorniamo vero o falso, vero ovviamente se ciò che stiamo ricercando è presente nel dizionario. Iniziamo da qua scrivendo l'SQL che ci serve, select nome from parola where nome non lo sappiamo ancora e facciamo così per evitare SQL injection. Ovviamente, magari prima di procedere, possiamo, questo è il database parola. Possiamo lanciare la query per verificare che almeno, anche se è semplice, questa nostra stringa dia i risultati sperati. Se noi scriviamo eta, runniamo, otteniamo effettivamente eta. Se scriviamo una parola a caso, non otteniamo nulla, però questo ci conforta perché significa che fino a qua almeno ci siamo arrivati. Ci servirà un boolean in cui andremo a mettere il risultato. Allora, apriamo la connessione, qua ci sono tutti quei passi da fare molto standard. Io per la connessione utilizzo un metodo, una classe dbconnect che mi sono creato, getConnection, molto semplice, l'avrete già fatto. dbconnect, eccola qua. Semplicemente va a utilizzare il metodo getConnection del driver manager con la stringa che mi sono definito qua sopra. Questo per centralizzare il tutto e quindi abbiamo tutto quello che riguarda la connessione in un singolo punto e quindi evitiamo anche di scriverci la stringa. Beh, in questo caso c'è solo un metodo, quindi non fa molto differenza, però comunque evitiamo di scriverci la stringa URL 20 volte e poi comunque è sempre bene avere tutto in un punto solo, in modo che se vogliamo modificare qualcosa troviamo tutto qua. Lasciamo gestire l'eccezione al chiamante e quindi dovremmo utilizzare un try catch. Molto bene, fino a qua ci siamo. Prepare statement, st, utilizziamo la connessione, prepare statement e gli passiamo SQL, che è la stringa che ci siamo definiti. Vogliamo evitare SQL injection, quindi usiamo il metodo setString, parametro iniziale 1, perché abbiamo solo questo, e ciò che andremo a scrivere è anagramma, la parola che ci viene data. Allora, salviamoci il nostro risultato. Result set res uguale st.execute. Faccio prima a scriverlo. Eccolo. Execute query. E poi adesso dobbiamo pensare un attimino perché fino adesso è stato tutto molto macchinoso. Allora, dovremmo restituire vero se troviamo se anagramma è presente nel dizionario e sarà presente ovviamente solo una volta se è presente, altrimenti non sarà presente. Quindi è sufficiente scrivere res.next se troviamo qualcosa nel dizionario. Allora, vorrà dire che la parola è presente, quindi il risultato sarà true. Se non troviamo nulla, allora, result sarà uguale a false.
chiudiamo la connessione, questo sarebbe da fare all'inizio per evitare di dimenticarsi, e ritorniamo il nostro risultato. Ok, direi che il DAO potrebbe già essere concluso qua. Per evitare di scrivere troppo codice e non testare mai nulla, mi sono creato una classe di test molto semplice in cui nella prima parte vado a testare il DAO, il suo corretto funzionamento. Quindi mi creo un oggetto anagramma DAO molto semplicemente. Poi mi chiedo se is correct di ciao, e quindi se ciao è nel dizionario, e così spero che sia, vedrò comparire ciao nel dizionario, altrimenti avrò vedrò comparire la scritta errore. E analogamente, se cerco is correct di questa parola inventata, spero di vedere questa parola non è nel dizionario, altrimenti mi verrà scritto errore. Questo giusto per provare se tutto funziona. Possiamo fare il run di tutto ciò. Ciao nel dizionario, questa parola inventata non è nel dizionario, quindi diciamo che fino a qua ci siamo arrivati. Ora possiamo passare, direi, a implementare il nostro modello. Per prima cosa, io ho già scritto qua alcuni metodi che ci serviranno. Quello che vogliamo che venga fatto è sicuramente calcolare gli anagrammi. Questo primo metodo, calcolo anagrammi, si occupa di preparare la ricorsione per ottenere set di anagrammi, quindi più che altro prepararla. Abbiamo una parola, che è la parola di cui vogliamo trovare gli anagrammi, e vogliamo ritornare il set di anagrammi. Questo calcolo anagrammi, che è un metodo pubblico, perché appunto è colui che vedremo dall'esterno, in realtà è una sorta di funzione wrapper che si occupa di creare il livello 0 della ricorsione, potremmo dire. Quindi set string anagrammi, new hash set, questa è la mia scelta. Ok, string, ci serve una soluzione parziale, però al momento non abbiamo nulla in mano, e quindi, non avendo nulla in mano, siamo obbligati a inserire una stringa vuota. Possiamo finalmente iniziare la ricorsione, quindi chiamiamo calcolo, che è il vero metodo, diciamo, ricorsivo, il metodo privato che si occuperà di calcolare la ricorsione, a cui dobbiamo passare come prima cosa la soluzione parziale, quindi in questo caso la stringa vuota, poi parola, che è la parola di cui cerchiamo gli anagrammi, il livello della ricorsione, il livello 0, e anagrammi, che sarà il set dove andremo a inserire tutti gli anagrammi. Ritorniamo anagrammi. Ok, abbiamo preparato la ricorsione. Ora, prima di passare alla funzione calcola vera e propria, passo a questa funzione qua, charCounter, questo metodo charCounter, privato anche lui, che permette di ottenere il numero di volte in cui un carattere appare in una stringa. Ha due parametri, string, che è la stringa in cui si effettua la ricerca, e c, che è il carattere che si ricerca. Si ritorna l'intero corrispondente al numero di volte in cui c appare in string. Molto semplicemente, facendo un esempio, se noi volessimo, chiamassimo charCounter con eta e ritorneremmo, avremmo come valore di ritorno 1, perché e compare una volta in eta. Questo ci servirà perché gli anagrammi ovviamente sono composti dalle stesse lettere della parola di partenza, però nel numero corretto. O meglio, l'anagramma di eta potrebbe essere ate, ma sicuramente non e. Quindi il numero di occorrenze delle lettere è importante. Allora, dopo poi vedremo meglio anche come mai questa funzione, questo metodo ci serve così tanto. Per ora possiamo limitarci a implementarlo. Diciamo che non risiede qua la complessità nell'esercizio, però comunque dobbiamo farlo perché è essenziale avere qualcosa che ci conti le occorrenze di un carattere in una parola. Facciamo un ciclo for, e ovviamente se string.char at i è proprio
incrementiamo count e ritorneremo non 0 ma count. Nulla da aggiungere, direi che questo metodo è già completato. Possiamo invece andare ora a il cuore probabilmente di questo laboratorio, la funzione calcola. La funzione calcola è la vera e propria funzione ricorsiva, quindi conviene come sempre partire dalla fine. Fa un po' ridere, però è così, perché dobbiamo avere bene in testa dove vogliamo arrivare, perché vogliamo evitare che la ricorsione sia infinita. Quindi sicuramente scenderemo nell'albero della ricorsione, ci creeremo soluzioni via via più grosse fino ad arrivare a una soluzione che ha la dimensione identica a quella dell'anagramma, della parola di partenza, pardon. Quindi se la parola di partenza era eta, sappiamo che avremo una soluzione quando la parola finale, quella, la soluzione parziale, avrà la dimensione 3. È molto importante avere bene in testa dove ci fermiamo, perché vogliamo appunto evitare che la ricorsione vada all'infinito senza poi mai tornare indietro. Quindi, passo, che cosa deve essere? Uguale parola, punto, length, questa sarà la nostra la condizione di terminazione, anagrammi, punto, possiamo aggiungere la soluzione parziale, che non sarà più in realtà parziale, perché sarà una soluzione definitiva. E qua diciamo che sappiamo come agire. Se non siamo ancora arrivati alla fine, dobbiamo costruirci la nostra soluzione. E quello che verrebbe da scrivere è qualcosa di questo tipo. Partiamo da int i uguale a 0 fino a let i più più. Cos'è che potremmo fare? Potremmo scrivere parziale più uguale parola.char at e aggiungiamo in parziale una lettera, richiamiamo la funzione ricorsiva con parziale che sarà già aggiornato, parola ovviamente, passo più 1 perché scendiamo nella ricorsione e anagrammi ce lo dobbiamo portare dietro perché poi è lì che inseriremo tutti i risultati. Tornando indietro dovremo togliere la lettera che avevamo aggiunto, perché andremo a visitare un'altra parte dell'albero. Parziale, punto, possiamo farlo in questo modo, substring, ci serve tutta la stringa di prima a parte l'ultima lettera che avevamo aggiunto, e così potrebbe sembrare che tutto funzioni, però incappiamo nell'errore che ci dicevamo prima. Ovvero, in questo modo, se noi non facciamo nessun tipo di controllo, otterremo un anagramma che non è un anagramma di fatto, no? Non che sia errato, proprio non lo è, perché la parola eta, noi gli chiediamo di calcolarci tutti gli anagrammi e vedremo comparire, ad esempio, TTT, delle cose che appunto non hanno alcun significato. E tutto ciò perché non abbiamo implementato ancora la logica che ci permette davvero di capire quali sono gli anagrammi. Allora, qua ci torna utile il metodo che abbiamo creato prima, char counter. Prima lo chiamiamo con parziale di parola.char at i, molto bene. Qua deve essere minore di char counter, lo chiamiamo su parola.char at, sempre i ovviamente. Sistemiamo le parentesi in modo opportuno, indentiamo in modo corretto, e così invece dovremmo ottenere il comportamento desiderato, perché ad esempio, appunto, sempre la parola eta, e noi ci chiediamo quante occorrenze ci sono di e, qua avremo eta e qua avremo e, ci verrà detto una. Nella nostra nella soluzione parziale potremmo già avere un e quindi dobbiamo essere sicuri che le occorrenze, ad esempio di e, non siano superiori di quelle che ci sono in parola. Ovviamente se abbiamo già
e nella soluzione parziale non vogliamo aggiungerne un altro, e questo è ciò che implementa questa logica. Due parole solo sulle ricorsioni aggiuntive. Abbiamo imparato che è uno strumento super utile perché in poche righe riusciamo a ottenere dei buonissimi risultati. Però bisogna sempre ricordare innanzitutto che dobbiamo saper gestire bene la funzione perché non è banale. Dobbiamo sapere dove andiamo a terminare e soprattutto dobbiamo anche capire che non è perché non c'è una diretta correlazione tra numero di righe che scriviamo e numero di conti, se vogliamo dire, chiamarli così, in modo un po' inopportuno, che fa il nostro calcolatore. Noi scriviamo poche righe, però è possibile che il numero di conti che generiamo sia davvero alto. Pensiamo a una parola di 10 caratteri, ovviamente questa funzione calcola sarà richiamata molte, molte volte. E quindi dobbiamo essere sostanzialmente consapevoli di ciò che facciamo e degli strumenti che stiamo utilizzando. Ci siamo, io direi che abbiamo implementato quasi tutto. Quello che ci manca è semplicemente questo metodo isCorrect che si occupa di verificare la correttezza dell'anagramma, però in sostanza deleghiamo a DAO. E quindi ci possiamo creare qua un oggetto anagramma DAO, anagramma new di ok, e qua semplicemente andremo a scrivere anagramma DAO punto is Correct, di che cosa? Di anagramma. Ok. E anche il nostro modello, che è la parte più sostanziosa, direi, del laboratorio, è terminato. Per evitare di nuovo di andare a scrivere un sacco di roba e non verificare mai nulla, andiamo a utilizzare la classe test e andiamo a testare non solo più il DAO che si spera funzioni perché funzionava prima e non l'abbiamo modificato, anche il nostro modello. Le due cose sono indipendenti, quindi il funzionamento di uno ovviamente non va a pregiudicare quello dell'altro ed è proprio quello che vogliamo. Andiamo, mi sono creato un oggetto e ho utilizzato il metodo calcolanagrammi di eta e di era, ad esempio. Possiamo vedere cosa succede. Ok. E a parte queste prime due righe, otteniamo qua tutti gli anagrammi, direi che sono corretti. E di eta, ovviamente, avendo tre lettere tutte diverse, avremo 3 per 2, 6 possibili anagrammi. Era invece contiene due lettere uguali, quindi il numero di anagrammi sarà minore, però direi che tutto funziona. A questo punto dobbiamo andare ad implementare l'ultima parte, che è quella che corrisponde al nostro controllore. Abbiamo due metodi, doCalcola e doReset. Allora, il metodo doCalcola semplicemente si occupa di far apparire i risultati del calcolo degli anagrammi nella nostra interfaccia grafica. Utilizzeremo una stringa parola, txt, andiamo a pulire la nostra interfaccia nel caso ci fosse già stato qualcosa, anche in txt errati, punto clear, ok. Adesso possiamo prendere la nostra parola che l'utente avrà inserito, txt parola punto get text. Potremmo fare un minimo di controllo su ciò che l'utente ha inserito, ad esempio questo lo aggiungiamo, non era richiesto, però direi che può essere utile, poi ci sono mille modi di implementare ciò. Potremmo pensare di scrivere qualcosa come ce la posso fare.
Se è più corta di 2 già non ha senso che noi andiamo a calcolarci degli anagrammi, quindi parola inserita troppo corta. Possiamo anche decidere di fare la stessa cosa su testi errati, ma ciò non è nulla di essenziale. Return, ok. Nel caso invece la parola, e questo diciamo che è un po' più importante forse, sia troppo lunga, e qua direi se è più lunga di 8 caratteri ad esempio, facciamo qualcosa del tutto simile, anche perché più di 8 caratteri significa un sacco di possibili anagrammi, e quindi anche il tempo di calcolo sarà inizia a diventare importante, e quindi possiamo gestirlo in questo modo molto semplice. Poi qua ci possiamo davvero spizzarrire. Ok, fatto ciò, possiamo andare a calcolarci i nostri anagrammi. Quindi this.model.calcola anagrammi, parola. Ok. A questo punto è sufficiente anagramma, e possiamo, cicliamo su tutti i possibili anagrammi che abbiamo ottenuto, se this.model.isCorrect di anagramma, se il nostro anagramma è corretto andremo ad aggiungerlo in txt corretti, e quindi append text anagramma, ci aggiungiamo una capo, ok, e altrimenti ovviamente andremo a inserirlo in errati. Ok, e qua direi che possiamo direttamente fare copia e incolla, anche se il copia e incolla è la cosa più pericolosa del mondo. Ok, ci siamo. Per quanto riguarda invece il metodo doReset, qua abbiamo davvero poco da fare. Possiamo fare il clear testi corretti, testi errati.clear, ok, e poi ci mancava anche testi parola, testi parola. Ok, ora in teoria abbiamo implementato tutto, quindi potremo andare nel nostro main, run as job application, eta, calcolo anagrammi, otteniamo quelli corretti, otteniamo quelli errati, possiamo fare reset e questo è ciò che ci aspettavamo. Se noi inseriamo qualcosa di troppo corto, parola inserita troppo corta, se noi inseriamo una parola troppo lunga, parola inserita troppo lunga. Invece nei casi intermedi il tutto funziona. Io direi che abbiamo terminato, e quindi possiamo salutarci. Ciao ciao!